Ciao a tutti! Allora, nello scorso video avete molto apprezzato il ramen cinese e quindi oggi, così per ringraziarvi, volevo farvi un video tutorial su come si preparano gli spaghetti al Mace Mien fatti in casa. E allora, di cosa avete bisogno? Allora, qui come vedete ci sono gli ingredienti: serve un grosso cetriolo, un po' di carote, aceto di riso. Questo vi consiglio di comprarlo dai cinesi. E poi qui appunto degli spicchi di aglio, un po' di farina, la normale farina di grano, e poi qua c'è tipo la Majr, che in pratica sarebbe una salsa ottenuti con i semi di canapa. E vabbè, niente, cominciamo. Allora, in pratica dovete aggiungere dell'acqua alla farina finché non diventa un impasto. E poi appunto cominciate a modellare un po' l'impasto. E se usate un tavolo di legno come noi, vi consiglio anche di spargere un po' di farina sul tavolo per evitare che l'impasto si attacchi. Poi, quando l'impasto è amalgamato per bene, fate tipo uno striscione in questo modo. E poi dopo andate a staccare via delle palline in questo modo qua. Vedete? Ok, 2, 3 e ok, è andata avanti così. Ok, poi mettete un po' di farina su queste palline per evitare che si attacchino. Poi dopo prendete una pallina e la schiacciate per bene e potete utilizzare anche il mattarello. Ok, come vedete esce fuori tipo un disco. Poi si fa in questo modo qua. Ok, allora in pratica deve essere molto sottile, come vedete deve essere sottile così, e poi sopra viene messa un po' di farina di mais. Viene messa sopra per evitare che poi lo spaghetto si attacchi su se stesso. Poi si fa tipo questa cosa qua. Ok, in questo modo. E poi andremo a tagliare. Ok, una volta che avrete tagliato il tutto, dovrete raccogliere un po' i vostri spaghetti e dovrebbe uscire una roba tipo questa. Sembrano un po' tipo le tagliatelle italiane. Esatto. E tra l'altro vi ricordo che questi spaghetti sono fatti esclusivamente con farina e acqua, quindi niente lievito, niente uova, niente di niente. Davvero molto semplici. Ok, allora in pratica la nostra pasta è fatta, come potete vedere. Ovviamente questa non è la pasta, ovviamente questi non sono gli spaghetti fatti con l'arte ramen, l'arte pirata, l'amen. Però sono comunque degli spaghetti che si accompagnano molto bene al condimento che stiamo per fare. Tra parentesi, mi ero dimenticato di dirvi che ci vuole anche del sale, ma non nell'impasto. Il sale va messo soltanto nel nostro condimento. E nel frattempo lei è qua che sta tagliando il cetriolo, lo sta tagliando a fettine e poi dopo in seguito verrà tagliato a tipo listarelle, ecco, in questo modo qua. Guardate.需要切成丝。Ecco qua. Filetti, ecco. Più che altro sono filetti di cetriolo. Ok.
E poi dopo aver fatto i filetti lo tagliate anche a cubettini. Insomma, deve tipo diventare una polvere quasi. Devono diventare proprio dei pezzettini piccolissimi. E poi lo mettete appunto qui nella scodella. Si sente già il profumino di cetriolo. Ecco, abbiamo finito di tagliarlo comunque. Questo è l'ultimo. Poi lo stesso procedimento lo si fa anche con le carote. Poi si fanno le strisce. E poi tipo i pezzettini. Il risultato deve essere appunto questa roba qua. E poi alla fine le carote le mettete insieme al cetriolo. Ok, ecco, abbiamo finito di tagliare anche le carote e poi dopo le bisogna mischiare per bene insieme al cetriolo. Ok, adesso è arrivato il momento dell'aglio. In pratica l'aglio bisogna tagliarlo prima a fettine, esattamente come abbiamo fatto per le carote e per il cetriolo. Si aggiunge un po' di sale, ok, proprio un pochettino. Tanto così, e poi dopo si va giù a pestare col mattarello cinese. In questo modo qua. Finché non diventa proprio tutta quanta una poltiglia. Come vedete è già diventata una sorta di pastella, lavoro quasi completato. Ok, in pratica poi si versa il nostro aceto di riso, possibilmente nella ciotola, più o meno tanto così. E poi si miscela l'aglio con l'aceto di riso. Che buon profumo. Ne aggiungiamo un altro po'. Ok, penso che così vada bene. E adesso è arrivato il momento di utilizzare la nostra salsa di semi di canapa. E possiamo vedere un po'. Vedete, no? È una salsa molto, molto densa. È per questo motivo che il nostro aceto di riso deve bagnare per bene l'aglio. Poi si mescola il tutto. Mamma mia, il profumino è sempre più invitante. Ecco. Dovete mescolare il tutto finché non si amalgama bene. Ok, adesso in pratica dobbiamo versare la nostra salsa appena formata insieme alle carote e al cetriolo. E poi si mescola il tutto fino a formare una sorta di composto. Questo sarà il condimento dei nostri Mazhe Mian. Ok. Adesso dobbiamo passare alla nostra pasta. Allora, prima però volevo dirvi una cosa. Se non avete voglia di farla, o non sapete farla, o avete fatto troppo condimento, allora potete utilizzare questa, che in pratica è pasta fresca, comunque, infatti contiene soltanto farina di grano, acqua e sale,
E qui in Cina la comprate con 7 yuan e 50. E niente, detto ciò, andiamo alla cottura della nostra pasta. Allora, in pratica l'acqua viene portata a ebollizione e poi si aggiunge la nostra pasta al suo interno. E più o meno, dico più o meno, si fa bollire per 10 minuti. Comunque bisogna sempre guardare appunto se è cotta o no. Allora, in pratica adesso bisogna passarli con l'acqua fredda. Perché questo è un piatto freddo, ok? Gli spaghetti vanno mangiati freddi. Infatti questo piatto andrebbe chiamato Zhima Liangmian, ok? Che significa pasta fredda. E niente, quindi bisogna raffreddarli con dell'acqua corrente. Ok, in pratica adesso è pronta, vedete, no? Pasta fredda al gusto di Mazhi, che appunto significa salsa di canapa, salsa di semi di canapa. Buonissima. Tra l'altro è un piatto che va benissimo per l'estate quando fa caldo. Proprio è molto rinfrescante. Pasta fredda col cetriolo, poi appunto questa bella salsa. Avete il gusto anche di aglio e carota. Buonissimo. Tra l'altro vorrei anche specificare che, stando a quello che dice mia moglie, questo tipo di pasta è originario dello Shandong. Poi ovviamente nella catena appunto di ramen che vi ho fatto vedere nell'altro video, potete anche ordinare il ramen a questo gusto. Però questa pasta qua, con questo gusto qui, è originario della Shandong e viene fatto appunto così, non col ramen, con la pasta allungata. Davvero molto buono. Davvero ve lo consiglio. Proprio fresca, buona, ingredienti naturali. E tra l'altro è anche vegan friendly, quindi se siete vegani potete mangiare questa. Ultimo boccone, poi chiudo. Guardate qua, guardate. Buonissima. E vabbè, niente, che dire, adesso la sapete fare anche voi, quindi anche se siete in Italia potete mangiare questi Mazhi Mian. Anzi, Mazhi Liangmian. E niente, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!